Amici amici, Igor presenta concorrenti gara di Aquiluni. Ecco a voi Gus e il suo aquilone super puzzolone. Neko con suo aquilone quadrifoglio. Cosmo e il suo aquilone raggio. Boss e il suo temibile drago nero. E infine i Buffy Cats con i loro aquiloni. E il Buffy Aquilone, Igor! Il primo aquilone a raggiungere la mia mongolfiera vincerà! Mentre se un aquilone tocca terra, sarà eliminato! Pronti? Gara inizia! Adesso! Aquilone super puzzolone di gas vola altissimo! Sì! Stavolta ce la farò! No, e invece non ce la farò! Peccato! Aquilone super puzzolone toccato terra! Eliminato! Aquilone di Neko altissimo! Drago nero, superato aquilone di Neko! Sfortuna per Neko, gatto fortunato, eliminato! Wow, e invece ho trovato una ciotola d'oro! Buffy Cats e Cosmo quasi vicini a Aquilone di Boss. Aquilone raggio vola altissimo. Forse primo aquilone che arriva sul sole. Un piccolo passo per un gatto, un grande passo per il mondo felino. Houston, abbiamo un problema. Sarà il mio drago nero a vincere. Ah, questo lo vedremo, boss. Aquilone di boss vola davvero altissimo. Igor, posso giocare anch'io? Baby Pie, tu in ritardo. Gara ormai già iniziata. Ma aquiloni fatti per volare, tu puoi farcela! Amici amici, ecco a voi ultimo concorrente! Baby Pie e suo baby aquiloni! Dormi gattina, dormi piccina, fai bei sogni da brava amicina. Con latte e panna, fai la nanna. Il tuo nasino è all'insù. Dormi serena, ci pensa Pilù. Dormi micina, sei tanto carina. Sogna le stelle, son così belle. Pilù, questa ninna gatta è irresistibile. Preparato la pappa perfetta per Hop. Forse non lo sapete, ma io sono un cuoco a 5 croccantini stellati. Avete visto? Le piace. Hop non ha sonno e neppure fame. Questo vuol dire soltanto una cosa: è l'ora di cambiare il pannolino. Ma ne sei proprio sicura, Milady? Tutti sanno che è una cosa molto pericolosa. Tranquilli, so come si fa. Buffy Cats, diamo inizio all'operazione pannolino.
Visto? Non era pericoloso. Bastava maneggiare il pannolino con attenzione. Che puzza terribile! Aiuto! Amici amici Sitter, credo di aver finito tutte le idee. Oh, so chi può darci una zampa! Mimì, la dottoressa dei cuccioli! Lei sa sempre cosa fare con i piccoli. Badare a un'amicetta come Hope è più semplice di quello che pensiate, Buffy Cats. Davvero? Dici sul serio, Mimì? Certo, Polpetta. Basta che la piccola Hope abbia un gioco che la tenga impegnata. Guarda, Hope. Con questo cucchiaino bisogna portare il topolino nella sua tana. Ora provaci tu, Hope. Topolino! Oh, Mimì, sei stata gattastica. Grazie. È stato un vero piacere, Pilù. Ora però devo andare. Altri cuccioli hanno bisogno di me. Hope si divertirà e voi sarete dei perfetti amici Sitter. Molto bene, Buffy Cats. Riordiniamo la stanza, così Hope giocherà in sicurezza. Polpetta, tu sistema i gomitoli. Ecco il posto giusto dove metterli. Ma cosa vedo? Aspettatemi! Una di quelle chiavi che aprono le cassette postali. Eccone una, proviamo. Ah, no, non è questa. Ne devo cercare una con il numero 3. Eccoci, ci siamo. Sento che è quella giusta. Avanti. Perché non gira? D'accordo, il numero 3 non si riferisce alla cassetta postale. Ma allora che significa? Oh, sono già le 3 del pomeriggio! Devo sbrigarmi a trovare quel 3! Oh, un momento! L'orologio segna le 3? Sento che sono sulla strada giusta! Sul quadrante dell'orologio c'è un grosso 3! Sembra che ci sia una porticina vicino al numero! Deve essere la serratura giusta! Catastico! È la base segreta del gatto mascherato! Il suo mantello si troverà qui da qualche parte e io riuscirò a trovarlo. Non devo farmi trasportare oppure saranno guai. Forse se seguo gli ingranaggi troverò il suo mantello. E poi dovrò anche tornare indietro. Per il momento scelgo di andare avanti. È anche divertente. Ora però devo aspettare il momento giusto per saltare. E hop! Oh, bene, ecco il mantello. Cercherò di avvicinarmi il più possibile. Oh, ma come faccio a superare tutti questi ingranaggi? Oh no! Sta diventando sempre più difficile! Ora devo arrivare fin lassù. Ci proverò così! Sta girando la testa! Dai! Ma non posso arrendermi ora! Io ce l'ho fatta! Sì! Ho recuperato il mantello del gatto mascherato! Adesso però devo ripetere il percorso all'indietro. Oppure... Mi è appena venuta una baffa idea! Scenderò con il mantello! Sì!
Ho capito, Polpetta. Anche tu vuoi giocare a gatto mimo? È un animale molto grande? È un elefante? È forse un dinosauro? Un topo gigantesco è entrato nella nostra cucina. Polpetta, non esistono topi giganteschi, dovresti saperlo. Sono minuscoli e... Oh, per tutti i baffi! Lo sapevo, non esistono dei topi giganti, amici mici. Ma sono sicuro che abbiamo comunque un piccolo ospite in casa. Infatti, eccoti qua. Sta fermo, non ti avvicinare. Non avere paura, topino. Non vogliamo farti del male. Se hai fame, basta chiedere. Soprattutto se vuoi un po' delle nostre tagliatelle. Grazie, ma non ho fame. Cosa ti è successo allora? Puoi considerarci i tuoi nuovi amici mici. Ecco, io mi chiamo Tap Tap e sono qui per cercare aiuto. Devo salvare i miei figli, Tic Tac e Toe. Purtroppo abbiamo incontrato dei gattacci che hanno cercato di catturarci. Nascondetevi lì dentro! Mi sono fatto inseguire da quei gatti mentre Tic Tac e Toe si sono nascosti in un posto sicuro. Ho seminato quei tre gatti, poi sono venuto qui a cercare aiuto. Ma non so se voi gatti siete disposti a dare una zampa a noi topi. Il gomitolo era mio! Ma toccava a me tirare! No, a me! E va bene, qui ci vuole una baffi missione di pace. Dobbiamo far capire loro che quando si gioca ci si diverte davvero quando si divertono tutti. Su, adesso smettetela, amici! Basta litigare, non è divertente. Lampo ha ragione. Organizziamo un torneo per divertirci. Sì, un torneo tra cani. E anche tra gatti. Sì, così vedremo chi è il migliore. Non intendevo questo, glielo dico? Aspetta, Lampo, lasciamogli fare il torneo. Li aiuteremo a capire che ci si diverte davvero quando si divertono tutti. Se volete organizzare un torneo, noi Buffy Cats vi daremo una zampa. Per farmi vincere? No, per farvi divertire insieme. Io aiuterò te, Zoe. E io aiuterò te, Terry. Io starò con te, Bucky. E io mi occuperò di te, Sushi. Facciamo prima una pausa merenda. Dopo. Adesso abbiamo una baffa missione. Iniziamo il torneo. Ciascuno di voi sceglierà una prova dopo aver preso il gomitolo. Tieni, Bucky. Sceglierai tu la prima prova. Per vincere questo gomitolo, vi sfido a una prova di riporto. Ma attenti, sono il migliore. Mentre correremo da una rampa all'altra, i Buffy Cats lanceranno le palline. Saltando, prenderemo una pallina al volo e la riporteremo ai Buffy Cats. Chi ne riporterà di più, vincerà il gomitolo. Pronti? Primo lancio! Scusami, Terry! Grazie! Così Igor allenarsi meglio! Gelato alla frutta o alla crema, Zoe? Può vincere da soli, ma vincere in gruppo è il massimo. Ora il gomitolo è nelle tue zampe, Terry. Scegli una prova divertente per tutti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 42, più 2, 44. Siete pronti? Vi vengo a cercare! Quel bel sederino mi sembra di conoscerlo. Polpetta, scendi, ti ha trovato! Ci sei fatto molto male? Ah, per niente, Isotta. Lo sai, io atterro sempre sul morbido. Polpetta ha un comodo airbag posteriore. Ma questa è una vera catastrofe. Il mio dentino si sta muovendo. E ora che cosa faccio? Puoi chiedere aiuto alla mia gatta Mimì se vuoi. È la dottoressa dei cuccioli e sa anche risolvere tutti i problemi dei dentini. Invece il problema dello scivolo rotto dovrò risolverlo io. Non preoccuparti, Polpetta. Io e Milady possiamo darti una zampa. Ciao, ciao, Buffy Cats. Ciao, ciao, Isotta. Ci vediamo ciao. Dopo. Ecco l'ambulanza di Mimì. Buongiorno, piccolina. Come ti chiami? Buongiorno, io mi chiamo Pilou. È un vero piacere conoscerti. Prego, entra pure. Vieni, siediti. Allora, che cosa ti è successo? Il mio dentino si muove tantissimo. Capisco. Posso dargli un'occhiata? Oh, sì, va tutto bene, Pilou. È naturale che dondoli, perché il tuo dentino si sta preparando a cadere. Oh, ma non voglio che il dentino cada! Ma è un piccolo dentino da latte! Deve far posto a un dentino da gattina grande! A me i dentini da latte piacciono tantissimo, specialmente i miei! Allora io e te ci prenderemo cura del tuo dentino. Ora devo fare un giro di visite ai cuccioli del quartiere. Ti va di venire con me a farmi da assistente? Yeah! Sì, sono prontissima, Mimì! Su, andiamo! Miao Po non aveva via d'uscita. Era circondato da ninja orangotango. Doveva affrontarli o arrendersi. Sapeva di avere la lingua della rana e conosceva bene l'urlo di battaglia. Miao Po decise di affrontarli. Sapeva usare le mosse di Miao Fu meglio di chiunque altro. Il suo stile della rana era mitico, unico! Assolutamente imbattibile! Quel giorno combatté contro 100 ninja orangotango. Ah, quello spietato combattimento rese mio nonno una delle più grandi leggende del Miao Fu. Wow, non vorrei essere per niente al posto di uno di quegli orangotango. Hai ragione, Polpetta. Non c'è nessuno che può resistere alla lingua della rana. Grazie mille, Milady. Ora sì che ho digerito i miei croccantini. Continua a raccontare la sua storia. Com'è finito il combattimento di Miao Po? Sì, alla fine è riuscito a sconfiggere tutti quei ninja orangotango. Beh, Pilou, a dire il vero, nessuno sa come sia andata a finire. Tranne me. Nonno! Quel leggendario Miao Po! Quel giorno sconfissi 99 ninja orangotango. Uno dopo l'altro. Così. La mitica lingua della rana! Ma come sei riuscito a sconfiggerli, nonno? Non è ancora il momento, dovete aspettare. Non ce lo vuoi raccontare più? No, ricordate, non si parla mai con la bocca piena. Wow, questa si chiama saggezza. Li ho sconfitti tutti, mettendo in pratica il leggendario stile della rana. Anch'io voglio imparare lo stile della rana, nonno. Solamente Kato, il vostro maestro, può scegliere lo stile che dovete imparare, Milady. Buffets. Buongiorno, maestro Kato. Dopo l'allenamento in cui tutti vi dovrete dedicare, nel saggio finale di Miao Fu, vi dovrete tutti impegnare. Saggio finale? In che cosa consiste? Ciascuno di voi uno stile del Miao Fu imparerà. E come prova finale una coreografia insieme a tutti farà. Pilou, eseguirai lo stile della coccinella, delicato e controllato. Raggiungi ogni tipo di risultato. Lampo, tu eseguirai lo stile della libellula, veloce e istintivo. Colpisce gli avversari in modo furtivo. Polpetta, tu eseguirai lo stile del bombo. Forte e pesante, irrompi con il tuo sedere rimbalzante. Milady, tu eseguirai lo stile dell'ape, leggiadra e decisa. Colpisci la sua preda, sempre precisa. Ma io
volevo imparare lo stile della rana. E il grandissimo Miao Po, il più grande degli eroi, valuterà la performance eseguita da ognuno di voi. Quindi sarà mio nonno a valutare la mia prova. Ci vediamo domani. Allenatevi duramente, con fervore, così che al pubblico, nel vedervi, batta forte il cuore. Io spero veramente di non deluderti, nonno. È così bello rivederti, mio fiorellino di ciliegio. Quali consigli ci puoi dare, grande Miao Po? Infatti, che cosa mangia un maestro di Miao Fu? Che cosa possiamo fare per non sbagliare le mosse? Allenatevi tutti insieme, miei piccoli boccioli di loto, perché solo in questo modo riuscirete a sbocciare. È arrivato il momento di andare ad allenarvi per l'esibizione. Venite sulla montagna gatta quando sarete pronti. Devo mettercela proprio tutta, non posso deludere mio nonno. Fra poco arriverà la mia ospite speciale. Preferirai i biscotti all'albicocca o quelli alla vaniglia? Secondo voi di chi sta parlando, nonna Pina? Oh, io li preferisco entrambi. No, forse invece non le piacciono. Oh! Oh, che bontà! Ma la mia cucciolotta adorerà sicuramente i miei cupcake. Cucciolotta! Cupcake? Buffy Cats, nonna Pina vuole ospitare nella sua casa un altro gatto. Dobbiamo fare in modo che non si dimentichi di noi. Ora non ho tempo per farti le coccole. La mia piccola sarà qui a momenti. Ribes nero, fare questi cupcake è stata una perdita di tempo. Io invece li trovo deliziosi. Preparerò qualcos'altro per Isotta. Isotta? Chi è Isotta? Buongiorno, nonna Pina. Oh, Isotta, sei arrivata! Isotta è un'umana. Quindi nonna Pina ha fatto tutto questo per un'umana? Proprio così, il lampo, e l'ha addirittura chiamata cucciolotta. Oh, ma avete visto quanto è carina? Oh, nonna, ti ringrazio tanto per l'invito. Passeremo un fine settimana speciale. Cara Isotta, ti presento i miei 4 amicetti. Oh, ma sono dolcissimi. Ciao, amicetti. Lui si chiama Lampo, lei Milady, c'è Polpetta e poi la tenera piccola Pelù. Sembra non mi trovino simpatica, nonna. Oh, ma che dici, Isotta? Loro sono solo molto timidi e anche molto pigri. Andiamo, devi sistemarti nella tua stanza. Ma tutto questo è molto peggio di un nuovo gatto. Già, Lampo, non possiamo competere con un'umana, soprattutto con una nipotina. Direi più che altro con un uragano. A me sembra un uragano molto carino. Ehi, sapete una cosa? Isotta può rimanere in casa tutto il tempo che vuole. Tanto noi ce ne stiamo tranquilli nella clubhouse. Wow! Ma questo posto è a dir poco bellissimo! Ehi, ma è davvero brava con la batteria! Ah, ma sembra totalmente fuori controllo, Pilù! Wow! Ma qui c'è una chitarra elettrica! La mia chitarra! Ah, l'ho salvata per un pelo. Questo lettino è super morbido! Gira, gira, piccola ruota della fortuna! Se continua così diventeremo dei gatti spelacchiati! Questa è una vera e propria catastrofe! Buffy Cats, dobbiamo trovare un modo per allontanare l'umana. Avete delle idee? Che intendi con allontanare? Voglio dire, tenerci al sicuro da... Voglio solo giocare con voi. Voglio essere vostra amica. Dai, può capire tutto quello che diciamo? Ma ho detto qualcosa di sbagliato. Dobbiamo dedicarci alla cosa più importante. La torta di compleanno. Guardate, è tardissimo! La nonna arriverà tra poco! Oh, ormai è finita, non riusciremo mai a prepararla in tempo! Dovremmo essere almeno in 10 per fare la torta! Ehi, ma cosa stanno combinando? Oh,
baffi, amici mici! Gli uccellini preparano la torta! È Gattastico, vogliono aiutarci! Tutti insieme possiamo farcela! Forza, Buffy Cats, mettiamoci al lavoro! Adesso impastiamo! E mescoliamo! Fate largo! Fragole in arrivo! Oh! Oh no! Sta tornando a casa nonna Pina! Mici? Sono tornata! Oh! Tra un minuto nonna Pina entrerà in casa! Ma la torta di compleanno non è ancora pronta! Sta tranquilla, Pilù! Ci penserò io a distrarla, così voi finirete in tempo! Oggi c'è proprio un tempaccio! Miau! 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 Ma sono a casa con i miei micetti! Ciao, piccola Milady! Miau! Miau! Vuoi ancora le coccole, piccolina? Oggi hai proprio voglia di giocare, vero? Milady, dove sei finita? Dove sono gli altri micetti? Che strano, qui c'è troppo silenzio! Oh, ma cosa è successo al mio salotto? Micetti, siete così buffi! Perché indossate quei cappellini? Oh, ce n'è uno anche per me! Guardate, lo indosso anch'io! Oh, ma questa cos'è? Una torta! Oh, ma è bellissima! Ma che cosa festeggiamo, micetti? Miau! 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 Ma certo, micetti, avete ragione! Oggi è proprio il mio compleanno e io me ne ero dimenticata! Miau, 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 anche grazie all'aiuto degli uccellini. Andiamo a vedere cosa succede. È Winston che sta giocando a golf. Bene, un'altra buca. Sono proprio un campione! Non è così, mio amato e fedele boss? Fate passare il grande Winston, vero campione di golf! Applausi, prego! Oh, Winston, un campione? State zitti, baffi perdenti! Io e Winston siamo senza dubbio i numeri uno del golf! No, tu sei il numero uno degli sbruffoni! Per dimostrare la mia bravura, ho anche organizzato un torneo. Un torneo di golf? Bene, partecipo anch'io. Guarda che questo è un torneo per soli campioni. E tu non sei certo un campione di golf, Lampo. Non mi inviti al torneo soltanto perché hai paura di perdere. No, io non ti invito al torneo perché tu non sai giocare. Non te la prendere, Lampo. Quando imparerai a giocare a golf, Boss ti inviterà. Ma in realtà so già come si gioca, Milady, e ora glielo dimostrerò. Polpetta, vieni con me. Però
cerca di non cacciarti nei guai. E poi Boss non ti ha invitato. Ecco perché al torneo si presenterà Sir Lamp, il gatto gallo golfista insieme a Paul Pitt, il suo fidato aiutante. Polpetta! Io accompagno Lampo per fare merenda insieme. Boss, io sono pronto per un'altra buona azione. Stiamo andando davvero alla grande, Scribbly. Adesso scrivi quello che ti dico. No, questa non ci voleva. Così non potremo fare più buone azioni, purtroppo. Ci serve uno pneumatico. Scribbly, che cosa hai scritto in quel messaggino? Tranquillo, Boss. Tra poco uno dei tuoi amici farà la sua buona azione felina. Milady, guarda! Sta arrivando un altro di quei messaggini! Ci serve subito un nuovo pneumatico per il sidecar. Ci trovate all'ingresso del parco. E chi potrebbe averlo scritto? Non ne ho idea. Oh? Meglio andare a scoprirlo. Ma perché hai mandato quel messaggino? Ma Boss, ho fatto solo quello che tu mi hai insegnato. No, sono arrivati i Buffy Cats. Ehi, Boss, serviva a te un nuovo pneumatico. E quindi sei tu ad aver mandato il messaggino? No, l'ho scritto io. Ciao, mi chiamo Scribbly. Ciao, Scribbly. Hai scritto tu anche tutti gli altri messaggi? Sì, volevo dare una zampa a tutti. Boss è il mio grande amico, lo aiuto a fare buone azioni feline. Ma quale buone azioni? Io le odio, le buone azioni. Scribbly, purtroppo non sapevi che le buone azioni di Boss sono soltanto dei dispetti. Oh, almeno Boss stavolta ci ha fatto un favore. Ha dato ai Buffy Cats l'occasione di fare una buona azione felina per lui. No, io non voglio essere aiutato da nessuno, in particolar modo da lui. Non so proprio come scusarmi, Buffy Cats. Io volevo fare delle buone azioni e conoscere nuovi amici con i miei messaggini. Mi è appena venuta in mente una buffa idea! Scribbly, perché non ci dai una zampa a scrivere tutti gli inviti per il nostro concerto? Sono pronto! Benvenuti alla gara annuale di monopattino per gattini! Salutiamo tutti insieme i nostri piccoli partecipanti! Scribbly! Baby Pie! Pilou! Sono arrivati tutti i gattini. La gara può finalmente cominciare. Aspettate, ci sono anch'io. Ciao, piccolo Terry. Ma, ecco, tu non sei un gattino. Ah, certo che lo sono, Gabi. Miagolo proprio come un gattino. Miau. Mi lavo anche come un gattino. E guarda, faccio gli occhietti dolci come un gattino. Oh, ma certo! Puoi partecipare con gli altri micetti, Terry? Sì! Il micetto Terry insieme a tutti gli altri micetti! Miei cari micetti, in questa prova dovrete riuscire a volteggiare con molta eleganza da una rampa all'altra. A dare inizio alla gara sarà la nostra Pilou! Veramente raffinata! I miei complimenti, piccola Pilou. Scribbly, ora è arrivato il tuo turno. Sto partecipando per conoscere nuovi amici, ma io non so se riuscirò a superare delle prove così difficili. Non preoccuparti, Scribbly. Se avrai bisogno, ci sarò io a darti una zampa. Grazie, Terry. Tu sì che sei un vero amico. Acrobazia perfetta! Sei stato bravissimo, Scribbly! E adesso è il turno di... Oh, ma dov'è Terry? Per fare un super salto bisogna prendere una super rincorsa! Pista! Ma che bravo, Terry! La tua acrobazia è stata decisamente da capogiro! Pista! Aspetta, Baby Pie! Veniamo subito a darti una zampa! Oh, mi dispiace tanto, Snowbean! La mia acrobazia non è riuscita molto bene! Sei stato comunque bravissimo, Baby Pie! Tieni, ti sei meritato un bel gelato a tre gusti! Grazie mille, Grim!
sono. Già, però la bottiglia di latte si muove da sola. Un momento, sono diventato visibile. E mi è anche passato il singhiozzo. Non so come ringraziarvi. Ciao, noi siamo i Buffy Cats. Gatto fantasma, per quale motivo hai preso tutte quelle cose bianche? Ciao a tutti, Buffy Cats. Piacere, io sono Whisper e sono un gatto fantasma davvero molto stanco di essere invisibile. Ho provato in tantissimi modi a diventare visibile. Ho indossato un paio di stivali, ma mi rendevano visibili solo le zampe. La farina volava via subito. Ho provato con un cappello a cilindro, ma era troppo grande per me. Ho provato anche a mangiare tanta panna, ma si scioglieva troppo in fretta e mi ha fatto venire il singhiozzo. Ma Whisper, lo sai che non bisogna rubare? Rubare è sbagliato. No, è vero, hai ragione. Potete perdonarmi? Mi dispiace, però io non sapevo proprio come fare. Sta tranquillo, Whisper, sei perdonato. L'ho sempre detto che i gatti fantasma esistono. Il latte è finito. Resterò visibile solo per un giorno. E dopo come farò? Mi è appena venuta in mente una baffa idea per aiutare Whisper. Oh, Polpetta, grazie per avermi portato la posta. Che bravo amicetto. So come ringraziarti. Croccantine e coccole. Cartoline, bollette, ma nessun invito alla festa dei fiori. Speravo proprio di poterci andare quest'anno. Oh, oh. Ma questa busta non è per me. Mi è stata consegnata per sbaglio. Domani la riconsegnerò al postino, così la darà al suo destinatario. Ehi, posso riconsegnarla io? Così come ricompensa riceverò ancora più croccantini e coccole. Ma come posso fare a capire a chi devo portarla e a quale indirizzo? Ehi! Oh, scusami, boss. Guarda dove vai, Polpetta. In realtà non so dove devo andare. Davvero? Vai da Coppi il gatto poliziotto e fatti arrestare prima che tu ti perda. Oh, è un'ottima idea, boss. Coppi conosce tutti in città e mi dirà chi devo consegnare la busta. Oh, grazie, grazie. Non ringraziarmi, gattaccio pulcioso. Croccantini e coccole, sto arrivando. Cosa hai in mente, Polpetta? Meglio seguirlo e tenerlo d'occhio. Ciao, Cop, come va? Mi aiuteresti a trovare il destinatario della busta? Certo, un gatto poliziotto sa come reperire gli indizi. Guarda, Polpetta, c'è un francobollo con delle spighe di grano. E quello è un indizio? Sì, il mio fiuto mi dice che il destinatario di quella busta è nella fattoria. Mai sentita una cosa così assurda? Oh, grazie, Comp, ci vado subito, così avrò croccantini e coccole. Wow, guardate Lola, pattina in maniera gattastica. Ehi, Lola, sei micciomigliosa. Ti ringrazio, Lampo. A dir la verità, per me è davvero facile. Pattinare è un po' come danzare. No, purtroppo noi non siamo bravi come te. Ma se lo diventassimo, potremmo sicuramente vincere a Gatto Ghiaccio contro Boss. Puoi insegnarci a pattinare, Lola? Oh, ma certo, amici amici, sarò la vostra istruttrice. Per pattinare ci vuole grazia, calma e molta leggerezza. Per prima cosa aprite e chiudete le punte. Movimenti lenti ed eleganti. Il sentiero è perfetto per mettere in pratica ciò che vi insegnerò.
Milady, che ne dici di aprire le danze? Non è come nuotare in acqua, Milady. E nemmeno come fare un giro sulla bicicletta, Pilù. Su, coraggio, amici amici, seguitemi. Come vi dicevo, pattinare è come danzare. Con grazia, calma e molta leggerezza. Ho messo io i miei amici amici in questa situazione. Devo dimostrargli che io so pattinare. Aiuto! Non riesco a controllarmi! Milady, ricordati, grazia, calma e molta leggerezza. È micciomiglioso! Siete stati bravi, Buffycats! Avete dimostrato di essere dei pattinatori esperti e il nostro allenatore avrà già pensato alle strategie di squadra, non è vero, Lampo? Beh, io... Ma certo! Oh, sì, Lola, sì! Oh, non sono certo di farcela, ma devo mostrarmi sicuro con i miei amici amici, altrimenti non vinceremo! Mamma gatta, speriamo di non fare brutta figura durante la sfida. Ma siamo i più bravi, vero, Lampo? Oh, ma certo, Buffycats. Ci siamo allenati così tanto. Sì, certo. Noi possiamo vincere. Eccoli i nostri baffi partenti. Avete visto, Buffycats? È il cesto dove deve finire la palla per segnare i punti, ma tanto non segnerete mai. È meglio non miagolare vittoria troppo presto. Qual è la prossima mossa, Lampo? Avanti, Lampo! È il momento di incoraggiare la squadra! Per me? È meglio che scendano in campo Pilù e Polpetta per iniziare. Avete sentito l'allenatore? Coraggio! Dovete mettercela tutta! Dovete solo passarvi la pallina e lanciarla! Sì! In bocca! Durante la gara ricordate tutti i miei insegnamenti e di sicuro nessuno potrà battervi! Sì! Eccoci arrivati! Ah! Ma questa è la fattoria dei corni! Ehi ho! Qualcuno mi ha chiamato per caso? Ciao, Corny! Ho portato Pilù, Ginny e Bucky a fare merenda qui da te. Allora siete nel posto giusto. Nella mia fattoria la merenda si fa con il pane di mais, burro e miele. È una merenda gattastica! Io so dove trovare il pane di mais e corro subito a prenderlo. Il pane di mais si trova in mezzo al mais, è ovvio. Io corro a prendere il burro! So dove trovarlo! Dalle mucche! Io non ho trovato il burro, ma soltanto il latte! Io invece so dove trovare il miele! Sull'albero di sicuro c'è un alveare! Naturale, Pilù. La fattoria non è un ristorante. Il cibo non si trova mica già pronto, ma si ottiene con il lavoro e tanto impegno. Seguitemi! Se volete il pane di mais, bisogna prima mettere i chicchi di mais dentro una di queste macine. Per macinare i chicchi bisogna far girare le macine, così si ottiene la farina. Ah!
non dirmi che sei già stanca, Pilù. No, Corny, sono solo annoiata. Trovo un po' noioso macinare il mais. Forse può sembrarvi noioso, ma con lo spirito giusto tutto può diventare un gioco. Dovrà pure esserci un modo per divertirsi macinando il mais. Oh no! Gli uccellini vogliono beccare il mais! Ciao! Ciao! Il mais non è per voi! Oh, e ora che facciamo? Ho appena avuto una baffa idea! Immaginiamo che la macina sia una giostra! Non si è piaciuto molto il vostro gioco. A me sì, invece. Non è stato fantastico? Sì! Sì. Oh, guardate lì, sta uscendo la farina! State cercando un gioco da fare all'aria aperta, giusto, Buffy Cats? Proprio così, Ranch. Hai qualcosa con cui giocare? Vediamo un po'. Ecco il gioco della discarica, il gioco più gattastico di sempre! Wow! Iniziamo! Mamma gatta, inizia a piovere di nuovo! Tranquilli, Buffy Cats, la pioggia non ci impedirà di giocare, ripariamoci nell'officina! C'è Cosmo, il gatto astronauta! Ciao, Buffy Cats, ciao, Ranch! Posso rimanere qui finché non smette di piovere? Ma certo, Cosmo! Perché quella faccia triste? Il mio razzo è incastrato su quel mucchio di lavatrici e con tutta questa pioggia non so come recuperarlo! Niente paura, Cosmo! Noi, Buffy Cats, ti aiuteremo! Noi? E come? Con questo! Il gioco della discarica! È uscito il meteorite! Giocheremo all'avventura spaziale! Sì! I lavarobot hanno preso il razzo di Cosmo e stanno per attaccarci! Avverto la base lunare con il mio walkie-talkie! Comandante Lampo a base lunare! Buffy, allarme! Qui base lunare! La ascolto, comandante Lampo! I lavarobot ci stanno attaccando! Buffy Cats, prepariamoci subito a difenderci! Caricare sfere di energia, tenente Polpetta! Wow! Buffy, attacco! Colpito! Sì! Ottimo lavoro! Ricaricare pollo fionda! Veloce, Polpetta, veloce! Ma questa non è una sfera di energia! È solo un croccantino! Questo non è un croccantino, è una sfera di energia! Forza, Pilù! Possiamo farcela! Lancia Super Miao! Uno! Di piovere. Grazie, Buffy Cats.
Bufficats. Siete i migliori amici mici di tutto il mondo. I Bufficats non abbandonano mai gli amici, nemmeno sulla luna. Lo scattante lampo sarà al fianco di Catalì. Jenny sarà guidata dalla tostissima Milady. Mara sarà accompagnata dal mitico Polpetta. E l'ultima coppia è formata da Pilù e il nostro dolce asinello Ciu-Ciu. Bufficats, è il momento di mostrare la prima carta. Atleti, dovete fare l'esatto numero di passi indicato sulla carta. Avete memorizzato il numero? Ai vostri posti, partenza, via! La maratona dei cuccioli ha inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa prima parte è impegnativa. Gli atleti devono ricordare il numero dei passi da fare e contarli mentre corrono. Ed ecco Ciu-Ciu, l'asinello. Corre veloce come un treno e sembra molto sicuro di sé. 24, 25, 26! Ehi, aspetta un momento! Ma quanti passi stai facendo, Ciu-Ciu? Devi guardare meglio la tua carta! Ma l'ho già fatto, Pilù! Devo fare ben 52 passi! 52! Sulla carta c'è scritto 25! Oh. 50, 51, 52! Devo girare a sinistra, ok? Oh, questo percorso è davvero difficile! No! Polpetta, sono incastrata! Potresti darmi una zampa? Scusami, purtroppo no! Non posso aiutarti, altrimenti ti squalificano! Coraggio, Ciu-Ciu! Ora guarda la prossima carta! Ah! Devo andare a destra! No! Ciu-Ciu ha sbagliato ancora! La carta indica di andare a sinistra, non a destra! Mara, ora ti aiuto io! Afferra la mia coda! Grazie! Wow! Questo sì che è un gran gesto sportivo! Ciu-Ciu ha aiutato la nostra Mara! Oh, ottimo lavoro, Ciu-Ciu! Ora devo andare a sinistra! Aspetta, Ciu-Ciu! Ciu-Ciu, va tutto bene? Sto benissimo, Pilù! Sono pronto a leggere la prossima carta! Oh, d'accordo, Ciu-Ciu! Ma fa attenzione stavolta! Arrivati a questo punto della gara, gli atleti trovano sulla carta il numero del sentiero da prendere. Il mio è il sentiero numero 9. Chissà dove si trova. Il sentiero numero 6 a destra, quello numero 9 a sinistra. Ah! Ma no! Ciu-Ciu doveva imboccare l'altro sentiero, il numero 6. Amici amici, sono super emozionata. Anch'io, Pilù. Chissà che conchiglie splendide troveremo. Ehi, ma dov'è Polpetta? Che cosa gli sarà successo? Fate largo a Polpetta! Polpetta! Ma perché stai sui trampoli? Forse perché crede che le conchiglie crescano sugli alberi. Fidatevi, è una strategia gattastica, amici amici. Da quassù cercherò le conchiglie nel fiume senza bagnarmi neanche un pelo della coda. E questa non sembra una conchiglia. Ma com'è possibile? Non ho mai visto la riva del fiume così piena di rifiuti. Dobbiamo ripulire la riva immediatamente. Giusto, Milady. Siamo tutti pronti per una Buffy missione? Sì! Polpetta, usiamo le ventose per raccogliere i rifiuti. Così sarà anche una missione zampette pulite. Mi sembra davvero un'ottima Buffy idea, Pilù. Milady, io e te useremo questi rametti. Sì! E questo era l'ultimo rifiuto. Ottimo lavoro, amici amici. Sì! Sono così stanco che ho le allucinazioni. Continuo a vedere i rifiuti davanti ai miei occhi. Forse mi serve solo uno spuntino. Non hai le allucinazioni, Polpetta. Il fiume è pieno zeppo di spazzatura.
Aspetta, Polpetta, non è ancora il momento della merenda. Dobbiamo finire la nostra missione e togliere i rifiuti anche dal fiume. Oh, mamma gatta! L'acqua no! Il bagnetto nel fiume no! Non lo voglio fare! Ecco. Non preoccuparti, Polpetta, nessuno si bagnerà, perché andremo in acqua grazie all'aiuto del nostro Buffy sottomarino! Pronti per una nuova Buffy missione? Prontissimi! Prontissimissimi! Più che pronto! Guardatevi intorno, amici amici! Siamo arrivati nel mare! Avanti tutta, amici amici! I miei baffi ci diranno dove sono i rifiuti! Li scoveremo e li raccoglieremo tutti! I miei baffi dicono che ci sono dei rifiuti da quella parte! Non resterà neanche un rifiuto! Un oggetto di plastica dritto davanti a noi! Oh, mamma gatta! Quanti rifiuti di plastica finiscono in fondo al mare? Guardate laggiù, Buffycats! Non posso crederci! Anche i pesci si fermano al semaforo rosso! Oh no! La pinza si è rotta! Ma siamo riusciti a fare un ottimo lavoro! Aida, lava i piatti per i Buffy Cats. Oh. Aida è davvero gattastica! Aida, ora puoi pulire la cucina? Aida pulisce la cucina per i Buffy Cats. Buffy Cats, adesso che c'è Aida che pensa a tutta la casa, noi possiamo fare qualcosa per la nonna! Giusto, Pilù! Facciamoci aiutare da Aida! Questa è l'occasione giusta! Aida ha rilevato una macchia. Aida, adesso puoi preparare un brodino di verdure. Il brodino prepara i Buffy Cats per le verdure. Allora, com'è, Polpetta? Oh. Un vero e proprio spasso! Come la fermiamo? Non può sentirci con tutta questa musica! Oh, ma questa musica è adorabile! Credo di cominciare a sentirmi un pochino meglio! Musica! Ma sì, certo! Dobbiamo suonare la ninna nanna per spegnerla! Oh. Oh no! La mia dorata tastiera si è rotta! Riordina tutte le foglie del giardino! Aida riordina tutti i giardini con le foglie. Foglie. Che bella baffa idea, Polpetta! Così la terremo lontano dalla casa! C'è una ciotola pienissima di dolcetti! E nessuno nei paraggi! Polpetta! Ti ho beccato con le zampe nel sacco! Chi aspetta?
luce in cucina. Dolcezza scherzetto! Aiuto! Prometto che non mangerò mai più dolcetti di nascosto! Aiutatemi, Buffikets! Polpetta, perché sei così spaventato? Lampo, aiutami! C'è una strega nella nostra cucina! Vedete, non riesco a smettere di tremare! Quella strega assomigliava per caso a lei? Ehi, ciao, Buffikets! Sì, eccola che arriva! È lei, la strega! Oh, scusami se ti ho spaventato! Isotta, sei veramente tu? Ma per quale motivo ti sei travestita da strega? Beh, perché è Halloween! Stasera ci divertiremo giocando a dolcetto o scherzetto! Super gattastico! Si sceglie dolcetto o scherzetto, così le persone ci regalano tanti dolcetti! Halloween sarebbe la mia festa preferita se non fosse per il terribile mostro di Halloween! Ma dai, Polpetta, dovresti saperlo che il mostro di Halloween non esiste! Ah, dolcetto o scherzetto? Dolcetto? Ehi, non hai paura neanche un poco, pochino, pochettino? Non spaventi proprio nessuno, scusa, vado a giocare a dolcetto o scherzetto, ciao! Oh, è convinta di essere la regina di Halloween, la ragazzina, con quei quattro gattacci pulciosi dietro, vero, boss? Ma ora le dimostreremo che sappiamo ottenere più dolcetti. Vedrai, parola di Winston. Dolcetto scherzetto? No, grazie, non sono interessato ad alcuna enciclopedia. E poi ho già acquistato quattro formidabili aspirapolvere. Vai, Milady, adesso tocca a te. Oh, ma guarda che adorabile gattina. Se volete, posso darvi soltanto qualche dolcetto? Ecco qui, Polpetta, terrai tu i dolcetti. Oh, sono tutti veramente appetitosi. Non devi mangiarli, Polpetta, poi li condivideremo con tutti. Oh, ma questo lo so, Lampo. Prometto che non ne toccherò uno finché non torniamo alla clubhouse, ok? Noi ci fidiamo di te. E ora andiamo a prendere altri dolcetti. Sì, però speriamo di non incontrare il mostro di Halloween. Ehi, Buffikets, guardate cosa c'era in soffitta. E quello cos'è, Pilù? Oh, non lo so. Però a me sembra un cerchio. Forse bisogna metterlo in questo modo e poi... saltarci sopra e farlo rotolare. Io penso che serva per allenarsi. Guardate! Vedete? Non è poi così... difficile. Lampo, io non penso proprio che questo sia il modo giusto di giocarci. Ci deve essere di sicuro un'altra maniera. Per me è una palla! Adesso la prendo al volo e vi faccio vedere io come si usa. Oh, mamma gatta! Ma dove sono i freni? Aiuto, voglio scendere! Polpetta! Mi sento come quando faccio indigestione di croccantini. Vorrei proprio sapere come si usa questo cerchio. Si chiama hula hoop. Giocare con l'hula hoop non è difficile. Con un po' di allenamento è molto divertente. Ciao! Non ti abbiamo mai visto da queste parti. Noi siamo i Buffikets. Ciao! Io mi chiamo Alana e vengo dalle isole Hawaii. Si trovano nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Quindi sai anche come si usa l'hula hoop? Ma certo! È una delle mie passioni! Guardate! Sei veramente gattastica, Alana! Oh, vorrei tanto giocarci anch'io come fai tu! Oh, anche noi! Allora, che ne dite di venire alla gara di hula hoop che sto per organizzare? Sì! Sono sicura che ci divertiremo un mondo! Devo ammettere che sono proprio orgoglioso del mio campo da golf. Hai visto, boss? È tutto merito del mio irrigatore ultra tecnologico. Questo è un prato incredibile, degno di me! Winston, il giocatore di golf più premiato di tutti i tempi?
Ecco il trofeo, per favore smetti prima che faccia notte. E il trofeo, quanto sei scarso. E per ultimo il mio trofeo più bello, forse è meglio se ti dai all'uncinetto. Un omaggio da parte dei miei stimati avversari. Manca solamente un trofeo da aggiungere alla preziosa collezione. Adesso, boss, devi ammirare il tiro con cui passerò alla storia. Sopra il tetto! Ho fatto davvero un tiro magnifico! E ora vado a recuperare la mia pallina, boss! Tu aspettami qui e tieni d'occhio il mio super irrigatore! Oh, è così noioso! Non ne posso più! Devo velocizzarlo un po'! Ehi! Scusa, dove pensi di andare? Torna subito qui! No, oh, devo trovare il modo di fermarlo! Ah! Oh, non posso perderlo di vista! Ciao, Sushi! Siamo tornati! Io ho portato le asci! Io invece il makiso! E qui c'è il pesce fresco! Ma è incredibile! Avete trovato proprio tutto quello che ci serve! Siete pronti? È il momento di preparare il sushi! Sì, è quasi perfetto, ma manca ancora qualcosa. È così che si serve il sushi nei migliori ristoranti di Tokyo. Micetti, Isotto, Sushi, dove siete, miei cari tesorini? Oh, ma che buon odorino! Vieni per caso dalla cucina? Nonna Pina sta per arrivare! Su tutti i vostri posti! Ciao, nonnina! Isotta, tesoro mio! Cosa stavi combinando in cucina? Ho una super sorpresa per te, nonna! Bentornata a casa! Scusate! Abbiamo una super sorpresa per te, nonna! Il sushi? Oh, ma che pensiero dolcissimo! Avete portato un po' di Giappone a casa mia! È un piatto squisito! Sei veramente una brava cuoca, Isotta! Credimi, il merito è anche loro! Sushi ha avuto l'idea di prepararlo! Lampo, Milady, Pilù e Polpetta sono andati in città e hanno preso tutti gli ingredienti! E poi abbiamo cucinato tutti insieme! Oh! Sembra che tu abbia avuto degli aiutanti molto speciali! È arrivato il momento di assaggiare! È difficile da mangiare questo sushi! Di certo non per me, Lampo! Ehi, Polpetta! Sei davvero bravo a mangiare il sushi! No! Io sono bravo a mangiare qualsiasi cosa! Il mio nome è Gatto Carlo e sono nato per fare... il gatto presentatore! Che c'è? Siete rimasti senza parole? Coraggio! Fatemi sentire la vostra voce! Guardate bene il mio scioglilingua! Va bene, Gatto Carlo, può bastare. Quattro gatti rossi grossi sotto i sassi graffiano gomitoli rossi, 44 gatti. Sei davvero bravissimo, Gatto Carlo. Mitico, dove avrà luogo lo show? Proprio lì, su quel palco. Gatto Carlo, ti va di fare delle prove sul palco? Gatto Carlo? Non ti piace il nostro palco, vero, Gatto Carlo? Questo palco è, hop, super, iper, mega, mitico, Pilù! E lo show sarà super, super... Attento, Gatto Carlo! Scusate, Buffy Cats! Non posso più presentare lo show! Perché? Ti è venuto
venuto solo un po' di singhiozzo. Ti abbiamo visto e sei bravissimo. Il problema è che ogni volta che sto su un palco mi viene la fifa gatta. Il singhiozzo. E il singhiozzo non mi passerà più. Prendiamolo, Buffy Cats. Oh no. Oh, mamma gatta! Col singhiozzo gatto Carlo combinerà un pasticcio dopo l'altro nella cucina di nonna Pina! Oh, cos'è questo rumore? Viene per caso dal rubinetto? Che seccatura! Scusate! Ora ci penso io. Lo riparerò in un attimo. Non si ferma! Gatto Carlo, io so come fermare il singhiozzo. Trattieni forte il fiato e vieni con noi. Oh, ecco fatto. In questa casa bisogna saper fare anche l'idraulico. No! Forza, Buffy Cats! Per di qua! Ma non sarà pericoloso? Puoi fidarti, Pilù. Zio Greg è un gatto ranger. E zio, ci fermiamo a mangiare qui? È meglio seguirli, Pilù. Forza, Buffy Cats! Un gatto ranger che si ferma è perduto! Wow, zio Greg è davvero tosto! Sì, Lampo, e conosce un sacco di strade, anche troppe. Ecco la pista giusta! Zio Greg! Ecco qua, facile come quando ho attraversato la pozzanghera più lunga e sporca del mondo. Che impresa ardua! E infatti mi hanno dato questa medaglia. Wow, come faceva a sapere che c'era il tronco? Zio Greg è un gatto ranger. Zio, possiamo fermarci qui? Un gatto ranger che si ferma è perduto! Va bene, ma noi non possiamo seguire quella pista. Come attraversiamo il fiume? Guardate, Buffy Cats, usiamo quella liana! Adoro l'avventura! Buffy Cats, al mio tre! Uno, due e tre! Fate come me! Uno, due... Tre! Non intendevo tutti insieme! Non è gattastica questa escursione? E non è che l'inizio! Andiamo, Buffy Cats! Raggiungiamo lo zio Greg! Ma io ho davvero tanta fame. Questa medaglia è per quando ho arrampicato il picco gomitolo solo con la coda. Fate più attenzione, Buffy Cats. Siamo arrivati finalmente, zio. Non ancora, cerco un punto con una visuale migliore. Zio Greg! Non vedo la cima della montagna gatta. Oh, ma non vede che la roccia sta per cadere? In realtà zio Greg non ci vede molto bene. E ce lo dici solo adesso! Una volta la cima era laggiù. Una volta. Buffy Cats, lo zio Greg è in pericolo. Salviamolo! Ma Lampo, come facciamo ad arrivare laggiù? Oh, con queste grosse foglie? Le useremo per volare. Non avranno mica spostato la cima. Dovrebbe essere qui. No, forse è là. Buffy Cats, avviciniamoci. Provata. Ecco la direzione giusta. Zio Greg, salta giù dalla roccia. Dov'è zio Greg? No. Ho fatto tante escursioni nella mia carriera da gatto ranger, ma questa, senza dubbio, è la più rilassante, vero, Polpetta? Sì, zio. Possiamo fermarci a mangiare ora? Ho fame e sono tanto stanco. Vedete, Buffy, che ci sono tre notti che ogni volta che tocco il pancino mi fa male. Oh, perché? Forse perché ti sei mangiato tutti i croccantini. Per caso è in arrivo un temporale? No, è soltanto il mio povero pancino che brontola. Magari mi passa con questo bel panino. No, Polpetta, se lo mangi il tuo mal di pancia peggiorerà. Buonanotte, Buffy Cats.
Questa volta non era il mio pancino. Sta arrivando davvero un temporale. Oh, amici, amici, possiamo lasciare almeno una lucina accesa? Non c'è alcun problema, Pilù. Lasceremo accesa la mia lampada. Oh, perché l'hai spenta, Milady? Non sono stata io, la luce è saltata per il temporale. Però sta tranquilla, tra un po' ritorna. Tra quanto tempo torna la luce? Pilù, che cosa ti è successo? Stanotte non ho mai chiuso occhio per colpa di tutti quei tuoni e quel buio, così tanto buio. Ehi, mi è appena venuta una baffa idea! Perché non chiamiamo Mimì, la dottoressa dei cuccioli? Giusto, Milady! Pronto, Mimì? Abbiamo un'emergenza, potresti venire subito? Certo, Lampo, arrivo in un gattobaleno. Oh, Pilù, hai l'aspetto di chi non ha dormito molto. Cos'è successo? Ecco io. Stanotte ho sentito dei rumori di un grosso tuono e poi ancora un altro tuono e vicino a me era davvero tanto buio. È il temporale. Ti ha fatto tornare la paura del buio, Pilù. Aiutatela ad affrontare la sua paura distraendola e facendole usare questa piccola torcia quando è buio. Puoi contare su di noi, Mimì. Ehi, come va, piccoli amici mici? Buddy, Terence, che bello rivedervi! Buffy Cats, abbiamo bisogno di voi! A Meow City stanno succedendo cose molto strane e sempre di notte! Di notte? Quando è tutto buio? Questa è l'occasione per aiutarla a superare la paura del buio! Buddy, Terence, questo è chiaramente un bel mistero misterioso che deve essere risolto! Coraggio, Pilù! Possiamo risolvere questo mistero e sarà bellissimo farlo tutti insieme! Hai ragione! Questo è un caso per Detective Pilù! Oh, grazie infinite, Pilù! Andiamo, Buffy Cats! Aspetteremo la notte fonda per poter indagare! Ma sei sicuro che dobbiamo aspettare la notte fonda? Beh, queste cose succedono sempre di notte, quindi la risposta è... sì! Andrai alla grande, Pilù! Tieni, prendi pure questa torcia! Ti aiuterà a fare luce sul vostro mistero! Forza, è ora di andare a Meow City! Scusatemi, Buffy Cats, ma io rimango qui. Mi fa ancora molto male il pancino. Devi riposare, Polpetta, e non esagerare col cibo. Solo così il tuo pancino starà meglio. Salve a tutti, tesorini! La zia Alicia è una grande esperta di feste e... Oh, zia, ma dove sei finita? Eccomi, sono qui, Pilù. I gattini origami sono adorabili. Hanno fatto un vero figurone al ricevimento di Sua Maestà Felis I. Wow! Ma come ha fatto? Però se c'è una cosa che non può mai mancare in una bella festa è il tè all'armagatta. Grazie, zia Alice. Non c'è di che. Il tè ci darà la carica per organizzare una festa perfetta. Sì, ho messo troppo zucchero. Wow! È meraviglioso! E abbiamo appena iniziato. Grazie al gioco delle uova decorate sarà una festa gattastica. Oh, evviva il gioco delle uova decorate! Ecco come sono le uova decorate. Oh! No, le uova ci servono per il gioco. Come funziona il gioco delle uova decorate, zia Alice? Mio piccolo Pilù, io e te andremo a nascondere le uova in 3 punti della città e dopo voi dovrete andare a trovarle, tesorini. Ma signora Alice? No, puoi chiamarmi zia Alice anche tu. D'accordo, come vuoi tu, zia Alice. Noi dobbiamo fare le prove per il concerto. Faremo le prove dopo il gioco, Lampo. Oh, ben detto, Pilù. Inizierete a giocare tra 5 minuti. Oh, allora io accontenterò il mio pancino in 5 secondi. Ciao, gattin nero. Lei è mia zia Alice. Ma non credo abbia bisogno di presentazioni. Oh, è particolare questo posto. Quello che manca è un tocco di colore. Ecco fatto! Qui M. Possiamo sapere perché zia Alice è venuta da noi? Stiamo facendo un gioco di Pasqua. Dove possiamo nascondere quest'uovo decorato? Quindi vi serve un nascondiglio. Credo di avere qualcosa che può dare loro l'ispirazione.
Ecco l'idea! Agganciamo l'uovo a questo razzo! Posizioniamolo sulla rampa di lancio e poi mandiamolo subito in orbita. Che bella idea, Gattin Nero! Vi ringrazio! Arrivederci, tesorini! A più tardi, sceriffi! Ehi, Lampo! Chi sarebbero questi due brutti ceffi? Non ne ho idea, Polpetta! Ehi, forestieri! Voglio i vostri stivali fuori di qui! Ehi, Buddy! Noi abbiamo gli stivali? No, Derens continua a dormire. Frenate la lingua e mettete le vostre zampe in alto, micetti! Per tutti i serpenti del West, che specie di gatti siete voi due? Siamo dei gatti cowboy come voi. Io mi chiamo Polpetta e lui è il mio amico Lampo. Io sono Buddy e questo chiacchierone nella cella è mio fratello Derens. Buongiorno, cowboy! Dobbiamo lasciare i croccantini nel nostro ufficio. Ora potete uscire. No! Perché siamo noi i nuovi sceriffi. Siamo arrivati per primi. Ben detto, Derens. Un momento, Lampo. Siamo sempre stati noi gli sceriffi. Sentite, forestieri. Meow City è troppo piccola per quattro sceriffi. Che ne direste di giocarci la stella dello sceriffo? Sfidandoci al gioco dello sceriffo più sceriffoso? Oh no, mamma gatta, qui il gioco si fa davvero duro. Ehi, cowboy, abbiamo allestito per voi la prima prova da superare. Dovete fare centro con la banana nella bocca del vostro compagno di squadra. Questa è proprio la sfida adatta a noi. Che ne dici, Bananone? Ma Bananone non piace. Buddy, se diventiamo sceriffi, faremo la guardia a tutti quegli appetitosi croccantini. Oh, se è così, la sfida delle banane mi interessa, Derens. Uno sceriffo deve avere la zampa veloce. Proprio come me. Infatti il mio soprannome è la zampa destra del puma. Smettila di fare lo sbruffone e mira, Derens. Sei stato bravo. Ci voleva tanto. Mi piace questo gioco. Coraggio, Lampo, mira dritto alla mia bocca. Guardate, ho trovato una bella pannocchia. Mi sembra davvero deliziosa. Ce la farò al primo colpo, vedrai. Che bravo, hai fatto centro. No, volevo mangiarla io quella banana. Ehi, sei veloce, ma non abbastanza, novellino. Non è ora di cantare vittoria. Ci sono ancora due sfide da affrontare. Blister, Scab, vi siete accorti che in questo momento non c'è nessuno nell'ufficio dello sceriffo? Oh, è vero, boss. E scommetto anche che hai un buon piano. Scommetti bene, Scab. Seguitemi. L'Africa sembra un posto gattastico. Questa è una baffa missione. Dobbiamo aiutare Mara ad arrivare in tempo all'aeroporto. Miau, sono dei baffi perdenti. Si presenta l'occasione perfetta per fare dei dispetti a un ippopotamino. E loro cosa fanno? La aiutano. Bafficats, dobbiamo accompagnare Mara all'aeroporto passando del tutto inosservati. Lampo ha ragione, gli umani non sono abituati a vedere un ippopotamina in giro per la città. Ho appena avuto una baffa idea. Dobbiamo far sembrare la nostra Mara un'umana. Ma scusa, come faccio a sembrare un'umana, Milady? Basterà indossare il vestito giusto. Ma ci vuole un vestito più grande. E il più grande di noi è... Stai parlando di me? Mara, i vestiti di Polpetta ti stanno benissimo. Oh, grazie mille, Pilù. Sarà meglio andare ora. È molto facile riconoscere l'aereo per l'Africa. Ogni cosa ha questo adesivo. Ora ho capito, quello sulla cassa è un adesivo a forma di Africa. Buono a sapersi. Sarà meglio andare con la bicicletta della nonna. Purtroppo non riesco ad arrivare ai pedali. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Per andare velocissimi ci vuole un carico di energia. E guarda caso, io proprio qui con me. Le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia e sacco vitamina. Mangiate salve
potere delle tagliatelle! Questa mi sembra proprio l'occasione giusta per riuscire a spedire quei baffi cazzi in Africa una volta per tutte. Solleverò la loro bicicletta con questa calamita e poi li chiuderò in una cassa. Stiamo rallentando! Soffiamo più forte, Buffycats! Bene, ci sono quasi! Adesso vi prendo, Buffycats! No, che succede? Questa non ci voleva proprio! Beh, a pensarci bene, questo gancio sarà più efficace! Africa, sto arrivando! Guardate, due operai che attraversano le strisce pedonali! Tranquilli, possiamo passarci in mezzo! Sembrano due mini che giocano a trasportare un oggetto invisibile! Non è un oggetto invisibile, quella è una grossa lastra di vetro! Oh, Mara, gira! Gira! Questi strani croccantini sono di due colori. Squisiti! Sono al doppio gusto acciughe e lamponi freschi. Io non ho capito il tuo scherzo. Per quale motivo hai regalato ai Buffycats dei croccantini? Scab, ognuno di quei croccantini è super concentrato. Quando ne mangi uno è come se ne mangiassi 100. Fra poco i baffi perdenti saranno così pieni che non riusciranno a muovere una zampa per un bel po' di tempo, vedrai. Ah, ok, ora ho capito, Buff. Così noi saremo liberi di entrare in casa. Buffycats, ne ho mangiato uno, ma mi sento già super pieno. Io ne ho mangiati solo 5 e questo è l'ultimo rimasto. Oh, ops. Ehi, adesso come faccio? Wow, è la prima volta che mi capita nella vita di mangiare al contrario. Buongiorno, caro amico gatto. Ma che buon odore di... croccantino! Croccantino, croccantino, croccantino! Ehi, Polpetta! Polpetta, che succede? Inseguo un gatto con un croccantino. È scappato dentro lo specchio! Buffycats! Polpetta ha appena oltrepassato lo specchio! È scomparso! Dobbiamo seguirlo, non possiamo lasciare Polpetta da solo! Grazie mille per il vostro appoggio, Buffycats. Eccolo laggiù, ha ancora il croccantino. Croccantino, croccantino. Però qui adesso è tutto al contrario. È normale che sia così. Voi avete oltrepassato lo specchio. Mici e amici, benvenuti nel fantastico mondo al contrario. Questo mondo è a dir poco fantastico. La chiamata diceva di venire qui, ma io non vedo nessuno. Lì dentro c'è qualcuno. Sì, il mio nome è Blondie. Jane Blondie. Non costringermi a usare le maniere forti.
Non mi prenderai mai! Va bene, mi hai preso, ma non ti dirò nulla di quello che so! Se solo avessi un portachiavi laser! Oh, sì! Il portachiavi laser! Ehi, Blondie! Forza, amicetto. Prendi il puntino rosso. Ti ringrazio. Con questo posso farlo parlare. Ma che cosa sa K di così importante? Lui è solo uno dei gatti in nero. Oh? Lasciate stare la gente K! Milady? Ciao Zeta, ciao M. E tu chi sei? Il mio nome è Blondie. Jane Blondie. Gatti in nero, vi conviene confessare. So che avete delle informazioni super segrete. Va bene, sappiamo che c'è un nuovissimo tipo di lecca-lecca in città. Sì, ed è al gusto croccantini. Vediamo se sono sinceri. Ah-ha! Il mio pelo è rosa, vuol dire che avete mentito. Niente male, gatta spia. Qual è il tuo nome in codice? Grazie all'agente Milady, voi non mentirete più. O preferite che usi ancora il portachiavi laser? No, no, no! Il portachiavi laser, no! Ok, stiamo cercando un congegno alieno caduto sulla Terra. Dopo l'impatto è rimasto ancora in funzione. Ma se finisce nelle zampe sbagliate, può essere usato per conquistare il mondo degli umani. Conquistare il mondo degli umani? Va bene, ce ne occuperemo io e l'agente Milady. Io? Certamente, non te la sei cavata male. Vuoi essere la mia aiutante, agente Milady? Certo, è tutta la vita che lo sogno. Qual è la nostra missione? Accadono cose strane in città, agente Milady, e credo che il congegno alieno c'entri qualcosa. Forse serve per scopi malvagi. C'è soltanto un modo per scoprirlo. Sono in missione segreta con Blondie! Che emozione! Gli umani si stanno comportando da gatti! Agente Milady, la situazione è davvero sospetta, ma anche molto pericolosa. Ehi! Ho già visto quell'umano! Era stato ipnotizzato da Gatto X con un congegno alieno! Agente Milady, pensi che ci sia lo zampino di Gatto X? C'è solo un modo per scoprirlo. Il mercatino del baratto! E cos'è? Questi sono i miei oggetti e puoi prendere quello che più ti piace! Oh, davvero, Risotta? Certo! Però devi darmi in cambio qualcosa di tuo. Questa borsetta è davvero carina. Anche la tua bambola è molto carina. Possiamo fare un baratto. Ciao, Buffy Cats. Non giocate più? Abbiamo smesso, Isotta, perché abbiamo finito le idee. Che gioco si può fare con un copertone, a parte tiragomitolo? Buffy Cats, perché non provate a barattare il copertone con un gioco nuovo? Io ho scambiato la mia borsetta per questa bambola. Questa è una grande baffa idea, Isotta! Sì! Sì, faremo il gatto baratto! Baratteremo questo copertone con un gioco gattastico! Ma a chi potrebbe servire? A Igor, il gatto forzuto! Lui usa sempre i copertoni per allenarsi!
10.001, 10.002, 10.003. Ciao, Igor! Ciao, Buffy Cats! Volete allenare voi con me? Grazie, magari un'altra volta. Igor, vedo che hai un solo copertone. Potresti mettere alla prova la tua forza sollevando due copertoni. Lampo ragione. Adesso Igor ha bilanciere perfetto. Come Igor può ringraziare Buffy Cats? Facciamo il gatto baratto. Puoi darci qualcosa con cui giocare? Igor ha gioco gattastico. Calamita. Una calamita. E come ci giochiamo? Calamita attira oggetti metallici. Wow, sembra super divertente! Userò il magnete per attirare qui la ciotola dei croccantini. È molto più comodo che andarla a prendere. Ma perché la ciotola non arriva? A me non sembra un bel gioco, ma forse basterà giocarci da un'altra parte. Magari qui sarà più divertente. Lampo! Così stai attirando tutti gli oggetti metallici del museo! E questa è la dimostrazione che la calamita non attira i croccantini. Ok, è ufficiale. Questa calamita non è un gioco. Ma Lampo, allora con chi la barattiamo per ottenere un altro gioco? Andiamo dalla Palette, il gatto artista. Con lui faremo un super gatto baratto. Amici, amici, sta per iniziare la caccia al tesoro più gattastica di sempre. Voi concorrenti dovrete partire da qui e poi interpretare una serie di indizi per trovare il tesoro. E il primo di voi che lo farà sarà il vincitore. Credo che tu stia parlando di me, non è così, Gabby? Arriverà forse per primo il nostro La Palette con la sua macchina volante? Questo è un originale veicolo volante del grande Leo Gatto da Vinci. Oppure vincerà Archibald McArchibald sulla sua mongolfiera. Vincere o perdere, la cosa più importante è partecipare. Oggi riuscirà Gas, grazie ai suoi palloncini a reazione. No, ma certo, perché ho racchiuso tutta la mia puzza qui dentro. Diciamo quasi tutta. Oppure vincerà Polpetta grazie all'aiuto del suo strano zaino volante. Vola Polpetta, vola su. Tu adori volare. Ma mangiare ancora di più. Avete ragione, ho già un certo appetito. Concorrenti, non dovete dimenticare, se qualcuno tocca terra, sarà squalificato dalla gara. Siete pronti? La caccia al tesoro volante inizia adesso! Quell'indizio è il famoso manifesto del museo egizio. Ci vediamo laggiù! Sono partiti tutti! Questo posto è buio. Penso che forse non è stata una buona idea. Avanti, Chiurma! Restiamo uniti! È questa la regola dei gatti pirati! Oh, ecco il doblone fortunato! E ci sono tre porte, ma mi chiedo quale sarà quella giusta da aprire. La mappa dice di aprire quella con il simbolo del gatto. Direi proprio, Baby Pie. Oh, sembra una galleria oscura che conduce al covo dei pirati. Oh, avanti tutta, Ciurma! Il tesoro di Barbagatta ci sta aspettando! La mappa dice che dovrebbe esserci un ponte. Eccolo lì! Ma come facciamo a metterlo in posizione per proseguire? Qui c'è scritto di tirare in alto tutte le leve. Oh! Bravissimo, Bucky! Avanti, tirane su un'altra!
scesa! La terrò sollevata io! Ehi, un momento, Bucky, ma se tu tieni la leva, come farai a oltrepassare il ponte? Non ne ho idea, Pilou! Neko ci ha suggerito di usare il doblone nel modo giusto, però come? Ecco! Il ponte levatoio adesso è bloccato! E ora che cosa faccio, Pilou? Devo lasciare andare la leva? Sì, Bucky, e poi corri qua! Sì! Grazie, doblone fortunato! E ora, Ciurma, avanti verso il tesoro di Barbagatta! Come possiamo aprire la porta? Ho capito! È come un piccolo puzzle! Per aprirla dobbiamo completarlo inserendo i pezzi al posto giusto! I puzzle mi divertono! Su, mettiamoci al lavoro! Abbiamo finito il puzzle, ma la porta ancora non si apre! Come facciamo a recuperare il tesoro? Oh, beh, è ora di usare il doblone fortunato! Ecco fatto, andiamo! Oh, guardate laggiù! C'è una piccola luce in lontananza! Yo-ho-ho! L'abbiamo trovato! Il galeone dei pirati! Il tesoro deve essere qui! Sei proprio un gatto fortunato, Gus. La tua casa si trova dietro al ristorante, il punto più bello della città. È vero, ma non ne posso più. Se io abitassi qui, potrei mangiare sempre dell'ottima paella. Il mio problema è che devo restare sempre qui dentro. Se esco, come hai visto, la mia puzza fa scappare tutti a zampe levate. Stai dicendo che vorresti cambiare casa? Sì, ma non c'è nessuno disposto a darmi una zampa. Ti aiuterò io a trovare una casa, seguimi! Tu sì che sei un vero amico, Micio! Grazie, Polpetta! Non devi preoccuparti, Gus! È grazie alla tua puzza che ho fatto una scorpacciata di paella! Questo è il parco della città! Dai, entriamo! Gelato in arrivo per voi, Milky e Choc! Gelato acrobatico, perfetto per il nostro numero circense! Allora, Gus, che te ne pari di questa panchina? Una panchina come casa? Sì, è comodissima per sdraiarsi al sole di giorno o sotto le stelle di notte. Beh, sembra proprio comoda. Che puzza! Oh no! Ora il mio gelato finirà tutto a terra! E adesso chi si mangerà tutto il gelato prima che si sciolga? Con Polpetta nei paraggi, il tuo gelato non andrà mai sprecato. Grazie, Polpetta! È sempre un piacere aiutarti, Krim. Io vado! Buona lettura, Buffy Cats! Buona merenda, Isotta! Oh, quanto sono dolci! Quei quattro baffi perdenti, io non li sopporto proprio! Ehi, che cos'è questo rumore? Il mio pancino brontola. Anch'io vorrei tanto preparare un panino alto come quello. Ma noi siamo i Buffy Cats, Polpetta, e possiamo fare di meglio. Batteremo questo record gattastico! Prepareremo il panino più alto del mondo! Bene, bene. È un'idea interessante. Un record del mondo dei Buffy Cats. Sembra proprio l'occasione giusta per divertirmi un po' alle loro spalle. Ah!
Polpetta, grazie per averci dato le tue scorte di cibo. Oh, figurati, milady. Però per questo aiuto mi merito un bel premio. Dovete scusarmi, amici, ma questo premio era davvero irresistibile. Ma deve resistere, Polpetta. Ci serviranno ancora tanti ingredienti. Per battere il record, il nostro panino dovrà diventare più alto del tetto. Ciao, ragazzi! Ciao, Buffy Cats! Ho saputo che volete battere il record del panino più alto del mondo e questa è una notizia gattastica! Quanto impegno, Buffy perdenti, ma è inutile perché sta per arrivare un bello scherzetto tutto per voi! Ecco l'idea che fa per me, ora inizia il divertimento! Harry, sbrigati! Lampo sta per cadere! Devi andare a salvarlo! Oh, ok! Ci penso io! Questa è una missione per un vero gatto pompiere come me! Miau! Ehi, è vero, Lampo è in pericolo! Devo andare a salvarlo! Stiamo andando bene, amici! Il panino sta diventando altissimo! Sto arrivando! Mi salvo io, tranquillo, Lampo! Oh, mamma gatta! Il panino sta per cadere! Oh no! Il nostro mega panino è crollato! Scusatemi, Buffy Cats! Io volevo solo aiutare Lampo! Lo so, Terry, ma ora dobbiamo ricominciare da capo! Però se questi sono gli unici ingredienti che avete, non riuscirete mai a preparare il panino più alto del mondo. Hai ragione, Gabi. Oh, mi è appena venuta una baffa idea. Chiediamo aiuto ai gatti della città, loro ci porteranno altri ingredienti. Penserò io ad avvisarli con una bella... edizione speciale del Corriere del Gatto! Carissimi amici, ai Buffy Cats serve una zampa per battere il record più gattastico del mondo. Aspettate prima di attraversare il ponte. Lo sorvolerò per vedere se è sicuro. Ma che bel pregiato esempio di pappagallo. Lo attirerò in trappola con questa fragola. I pappagalli adorano le fragole. Venite! Il ponte è sicuro! Ma è una fragola! Io adoro le fragole! Senza il ponte non posso acchiappare quegli animalacci! Però... ho appena preso un pappagallo rarissimo! Lo venderò al negozio di animali e diventerò ricco! Ora che siamo appesi a questo ponte, chi ci aiuterà? Jungle cerca di dirci qualcosa. Osserviamolo bene. Sembra che si stia arrampicando. Ma certo! Usiamo le assi del ponte come gradini e arrampichiamoci! Tata è sparito! Come faremo a superare questo dirupo? È impossibile! Ok, Jungle, ti seguiamo! Dove può essere finita, Tata? Jungle, vuoi dirci che dobbiamo attraversare il fiume? Ma noi gattini abbiamo molta paura dell'acqua! Aspettate, osserviamo Jungle e capiamo cosa vuole dirci! Ho capito! Usiamo la nostra agilità e saltiamo sulle rocce! Forza, seguitemi, amici! Tata, stiamo arrivando! Oh, è
davvero un bel po' che camminiamo, ma ancora non abbiamo trovato Tata. Jungle sta dicendo di seguire queste impronte. Sono le impronte di un umano. Ma chi può essere così cattivo da catturare un animale indifeso? Brutus! Da questa parte! Gentile pubblico, dopo questo spettacolo micidiavoloso, diamo inizio alle Baffo Olimpiadi Invernali. Pronti? Via! Lampo e Boss dovranno spingere una palla di neve sulla cima della montagna. Dai, Lampo! Dai! Forza, Boss! Ehi, ma che succede? La mia palla di neve diventa sempre più grande. Certo, è una palla di neve e diventerà anche più pesante. Mi portate solo sfortuna! Al contrario, cerchiamo di incoraggiarti! Per te è difficile correre con quelle zampe corte! No, non è vero che le mie zampe sono corte! Sapevo di essere il più veloce! Niente può fermarmi! Aiutarmi, aspettatemi al traguardo. Sempre se ce la fai a raggiungerlo. Devi impegnarti di più. Lo sai che le palle di neve diventano grandi e pesanti lungo le salite? Ha proprio ragione. E voi lo sapete che Lampo ascolta le vostre canzoni tutti i giorni? Davvero? Allora dedichiamogliene un'altra. E noi tu. Che ho l'orecchio, guardate! Ma Lampo, hai un orecchio piegato! Ovvio! Ma solo per indossare il berretto! È tardi per Lampo! Perché nessuno mi ha detto che negli sport invernali bisogna salire sulle scale? Boss ha concluso per primo la prova della palla di neve, ma Lampo sta recuperando! Non è ancora tempo di cantare vittoria, basta! Devo sbrigarmi! Per la prossima prova i due atleti si lanceranno appesi ad un elastico per prendere le fiaccole baffo olimpiche! Lascia perdere, sono io che vincerò! Questo lo vedremo, basta! Questa volta i nostri eroi, facendo bungee jumping, si lanciano nel vuoto di fronte a tutti quanti! Ma che state facendo? Vi siete lanciate senza elastico? Noi facciamo tutto in sicurezza! E voi invece? Guardate davanti e attenti alle code! Ma cosa avrà voluto dire? Stiamo superando la luna! Wow, che meraviglia! Sembra un formaggio! Astrogatti, siamo arrivati alla base spaziale Galileo! Questa base è fantastica! Wow, sembra un aspirapolvere gigante! Non c'è proprio nessuno! Esatto, milady! Nelle basi spaziali è sempre tutto automatizzato! Va bene, però la porta non si apre! Tranquillo, Polpetta! Conosco il codice! Verde, giallo, rosso, blu, rosa! Che strano! Ero sicuro che fosse il codice giusto!
Proviamo con rosa, blu, giallo, rosso, verde. Ah, ora ci sono! Rosso, verde, giallo, blu, rosa. È stato facile, non è vero, Buffy Cats? Certo, Cosmo. Ma... Cosmo! Buffy Cats! Avete ricevuto la mia richiesta d'aiuto! Ciao, Astricat! Che succede? Mentre viaggiavo nello spazio, la mia astronave ha avuto un problema. Qualcosa mi ha colpito e sono finita su un asteroide piccolo ma pericoloso. Congela tutto quello che tocca! Vi mando le mie coordinate, così potrete raggiungermi. Ecco fatto! Le ho memorizzate tutte! Astricat, stiamo arrivando! Queste navette monoposto sono molto veloci. Seguitemi! Di là! No! Di qua! Seguitemi! È super gattastico! Della pappa, amicetti! Siete affamati, non è vero? Ho conservato un po' di deliziose tagliatelle tutte per voi! Ma che strano mugolio! Oh sì, amicetti! Miagolate in questo modo buffo perché avete tanta fame! Che c'è lì fuori? Credevo di aver visto qualcuno. Ciao, Catalì, che bello rivederti. Buffy Cats, Winston ha ingannato Abdul. Vuole costruire una galleria per esporre le sue opere d'arte. Cosa? Fra non molto, Abdul porterà un foglio a Nonna Pina e le chiederà di firmarlo. Siete tutti in pericolo! Se lei metterà la sua firma sul foglio, allora Winston abbatterà la vostra casa! Oh, dobbiamo salvare la nostra casa! Mi è appena venuta una baffa idea! Trasformeremo la casa di Nonna Pina in una galleria d'arte! Se la casa diventerà una galleria e Abdul esporrà qui tutte le sue opere d'arte, Nonna Pina non dovrà firmare niente! Ma come possiamo fare? Dobbiamo trasformare la casa in un'opera d'arte! La palette ci aiuterà, perché lui è il gatto artista! Portiamo con noi le tagliatelle della nonna. Invece per te, Catalì, ecco un po' di aranciata. Ah, ti ringrazio, Polpetta. Forza, salite a bordo, amici amici. Vi porto dal vostro gatto artista. La palette! Devi aiutarci. La casa di Nonna Pina è in grave pericolo. Però insieme a te noi possiamo salvarla. Dobbiamo trasformarla in una grande opera d'arte. Cari amici Buffy Cats, quando si parla d'arte, Monsieur La Palette è sempre pronto a dare una zampa a tutti. Evviva! Anche se per fare quello che avete in mente ci serve l'aiuto di tanti altri gatti. Catalì, aspetta a casa della nonna e controlla se arriva Abdul. Però senza Catalì ci serve un altro mezzo di trasporto. Allora costruiamolo noi con il riciclo creativo. Giusto, Pilù! In questo caso ci servirà l'energia... delle tagliatelle di Nonna Pina! Sono le tagliatelle di Nonna Pina! Un pieno di energia, estratto di vitamina! Mangiate calde con la ragù! Ti fanno
magico! Forse potrei aiutarvi io. Sei stato tu? Sì, io mi chiamo Will. Will? Will, il leggendario campione di gatto basket? Vi ho osservato giocare. Ascoltate, lo sport del gatto basket richiede impegno costante. Una sola distrazione ed è finita. Posso allenarvi io, se mi promettete di lavorare sodo. Hai la nostra parola, vero Buffycats? Sì! Sì! Bene, per prima cosa ripassiamo le regole del gatto basket. A gatto basket si gioca in 3 contro 3. Ma noi... Non preoccuparti, Lampo, io farò il tifo per voi! Per fare punto, si lancia il gomitolo nel bidone. Se si tira il gomitolo dalla zona verde, si fa un punto. Se si tira dalla zona gialla, invece, si fanno 3 punti. Dopo il primo canestro si inizia a giocare con un gomitolo più pesante. E dopo il secondo canestro si passa a un gomitolo di piombo. Questo gomitolo può essere lanciato da 2 gatti insieme. Per fortuna! Dopo 3 canestri, la squadra con più punti vince la partita. Primo allenamento. Sollevamento gomitoli. E cosa vuoi che sia? Guardate! Troppo leggeri. Userete quelli laggiù. Forza, Buffycats! Alla fine, i gomitoli normali vi sembreranno leggeri come piume. Quello che vi serve è uno stimolo extra. Ciambella! Ciambella! Polpetta, niente cibo ora. Questo non c'era nella ricetta. Ehi là, baffi perdenti! Potete allenarvi quanto volete, ma non vincerete mai! Non ascoltateli! Vogliono soltanto farvi perdere l'autostima! E ci riescono! Siamo già così esausti, Will! Non ce la faremo mai! Non dovete mollare, Buffycats! Stavate andando alla grande! Will ha ragione! Dobbiamo allenarci di più per essere in forma! E niente cibo quando ci si allena. Così mi piaci, Polpetta. Se vi allenate, niente è impossibile. Secondo allenamento, il passaggio. Per ricevere il gomitolo, siate voi il gomitolo. Forza, Polpetta! Quando vi ho detto di essere il gomitolo, non intendevo questo. Riposo! Ho trovato l'oggetto! È nero! Anzi, nerissimo! Boss ha portato di nuovo un limone. E stavolta è nero! Quel limone ha qualcosa che non va. Boss, Blister, Scab, ora siete al penultimo scacco. Scab può mangiare la torta gigante. Oh no! Anche stavolta sono stato più lento! Non è certo colpa tua, Lampo! L'oggetto di Boss è del colore sbagliato. Il limone è per metà nero, ma per l'altra metà è giallo. Vedete? Vuol dire che l'ha colorato di nero. Wow! Hai avuto una grande idea a colorare i limoni, Boss! Chiudi il becco, Scab! Secondo il regolamento del gioco, se si sbaglia il colore dell'oggetto, si subisce la super penalità! No! La mia squadra non merita la super penalità proprio adesso! Mi dispiace, Boss, questo è il regolamento. Polpetta, ora puoi mangiare tutte le torte e raggiungere Scab allo scacco delle torte giganti! Finalmente posso giocare anch'io! Sta tranquilla, Boss. Guarda, ci sono troppe torte, non riuscirà mai a mangiarle. Forza, Polpetta! Sei tutti noi! Non è possibile! Finalmente si comincia a fare sul serio. Bene, gatti gnam gnam, ormai siete arrivati alla sfida finale. Il primo di voi che mangerà la torta gigante vincerà. Vai, Polpetta, possiamo ancora farcela! È davvero ottimo! Basta, io sono veramente pieno!
Che cosa stai facendo, Scab? Forza, mangia subito quella torta! No, ho già mangiato troppo, boss, e ora mi fa tanto male il pancino! Beh, come al solito, devo fare tutto da solo! Questa torta è grande! Anche per me! Non ce la faccio! Il gatto Gnam Gnam Polpetta ha mangiato tutta la torta! Bravissimo! I vincitori di Scacco Gatto sono... i Buffy Cats! Come vedi, ti è andata male anche stavolta, boss! Ah, tanto non mi andava di partecipare a questo gioco e poi la torta non mi piace nemmeno! Allora, se non ti piace, potrei mangiarla io? Non finisce qui, Buffy Cats! La prossima sfida la vinceremo noi, vedrete! Ehi, però quel trucco delle bombolette spray è stato geniale, boss! Ma chiudi quella bocca, Scab! Non sei stato capace neanche di mangiare una torta! Ehi, ciao, Buffy Cats! Lei è Peppy e ha bisogno di un piccolo aiuto! Ma certo! Ciao, Peppy! Io sono Lampo! Io sono Pilù! E io sono Polpetta! Io sono Peppy, la più grande micetta equilibrista! Che numero fantastico! Come ci sei riuscita? Sei meravigliosa! Sei davvero una clown perfetta! Uffa, è solo che io non voglio fare la clown, io voglio diventare una micetta equilibrista! Tranquilla, Peppy! Ti aiutiamo noi a diventare una brava equilibrista, non è vero, Buffy Cats? È un'idea gattastica! Per stare in equilibrio, devi fare molta attenzione a mettere una zampa dietro l'altra! E quando avrai imparato, proveremo a fare un'acrobazia insieme! Ecco fatto! E adesso tocca a te! Vado subito! Brava, però! Non dimenticare mai come devi mettere le zampe! Una dopo l'altra! Ma così è noioso! Io voglio fare questo! Sei stata gattastica, Peppy! Un numero troppo divertente! Divertente? L'ultima cosa che voglio è che il mio numero sia divertente! Beh, ecco, insomma, è stato carino! Quello che desidero è diventare una micetta equilibrista! Giusto! Da adesso in poi saremo super concentrati sul tuo obiettivo! Te lo prometto! Sì, sì, super concentrati! Ora salverò Hop in un batter di coda! È già molto buio. Fa attenzione, Terry! Oh, ma certo! Anch'io ho la vista notturna, come tutti i gatti! E adesso, Lola, ti dimostrerò addirittura che sono un gatto pompiere! Ci sto mettendo troppo tempo! Per arrivare in fretta, io dovrei volare! Ci sono! Posso usare quella tavola come una catapulta! Che non vedo niente! Però sento Hop miagolare! Deve essere vicina! Ne sono sicuro! Eccoti qua, Hop! Ciao, Lola! Ciao, Buffy Cats! Per caso hai visto Terry? È sulla torre per cercare di salvare la mia piccola Hop! Oh, no! Sta tranquilla, Hop! Non ti lascerò cadere giù! Guarda che buffo questo cane, sta giocando con il cucù dell'orologio. Bisop, quel pompiere mi ha appena fatto un sorriso. Vedrai, andrà tutto bene. Ti porto in salvo io! Terry, ma che cosa stai facendo? Guarda che quella non è Hop. Ecco il gatto pompiere in arrivo! Salutate Terry l'eroe!
sul tetto della torre! Ora sei sana e salva, amicetta. Ciao, Buffy Cats! Ciao, ciao, Terry! Ho fatto una figuraccia! Se continuo a sbagliare così, non riuscirò mai a diventare un vero gatto pompiere! Hai visto, Blister? Terry è convinto di essere un gatto e si è pure messo in testa di diventare un gatto pompiere. Esatto, Scab. Possiamo continuare a divertirci con lui e penso di avere già una buona idea. Dai, seguimi. Terry, prima hai sottovalutato il buio. Per noi è facile, abbiamo la vista notturna. Ricorda che tu sei un cane. Per trovare Hop avresti potuto usare il tuo fiuto. Hai ragione! Devo iniziare a usare meglio tutte le mie qualità se voglio diventare un gatto pompiere. E noi, Buffy Cats, ti aiuteremo a realizzare il tuo sogno. Ma prima sarà meglio rimettere a posto il cucù. Ma che sogno! Credo che ci vorrà tutta la notte. Oh no! Ci siamo dimenticati di salvare Pilù! Allora, gatti pompieri, vi decidete o no a venirmi a salvare? Da questo momento in poi sapete chi votare! Il meraviglioso, l'inarrivabile, l'irresistibile Winston! Non credo ai miei occhi! Winston sta aiutando una signora ad attraversare! Se vota per me, non solo si ritroverà un sindaco dal sorriso perfetto, ma la libererò dalla presenza in città di tutti i gatti! E invece no, è sempre il solito cattivone! Signora, non dia retta a quest'uomo qui! Dice solo un sacco di bugie! Ehi! Buffy Cats! Se Winston dovesse vincere le elezioni, per voi gatti sarebbe una catastrofe! Oh! Votate Winston! Guardate i sondaggi! Mi vedono favorito! Presto diventerò il vostro affascinante sindaco! Ho intenzione di costruire un muro altissimo per liberarci di tutti i gatti per sempre! Guardateli! Gatti! Ancora gatti! Ma io li manderò via perché sono cattivi! I gatti non sono cattivi! A loro bastano solo un po' di cibo e tante coccole! I gatti sono carini e dolcissimi! Lo sanno tutti! Questo è tutto da vedere! Boss, pensaci tu! Dimostra a tutti che i gatti sono cattivi! Eh? Oh, grazie, gattini! Se non fosse stato per voi, sarei caduto in quel tombino! Ecco, prendete! Vediamo un po' se la gente mi adora alla follia. E questo cos'è? Boss, Blister, Scab! Dovevate comportarvi da teppisti, non da eroi! E va bene, ho capito. Al solito dovrò fare tutto da solo. Dimostrerò ai cittadini che i gatti sono cattivi e pericolosi! Miau! Miau! Oh, sì, che bello! Ho sempre voluto un micione! Guarda, Brutus, ho appena preso un gatto randagio gigante! Ci scusi, non l'avevamo riconosciuta! Ci sembrava un gatto randagio gigante! Ah, Brutus e Bertie! Voi catturate i gatti perché vi stanno antipatici, giusto? Sì! Sono veramente insopportabili! Bene! Allora possiamo collaborare insieme contro quei gattacci randagi e pulciosi! Sono arrivato subito, appena ti ho sentito fischiare! E perché?
perché anch'io sono un gatto poliziotto. Guarda! Buffy Cats, cosa è successo a Terry? Crede di essere un gatto e oggi si è messo in testa di essere un vero gatto poliziotto. Guardate, i semafori sembrano impazziti. Ok, Cop, ora ci penso io. Terry, questo non è un gioco. Ehi, perché non riesco a cambiare la luce dei semafori? Anche io ci riesco. Ma allora qualcuno deve aver sabotato i semafori. Oh no, è sicuramente stato il sabota semafori. Se c'è un sabotatore, un gatto poliziotto deve entrare in azione. Ricevuto, Cop! In azione, subito! Terry, dove vai? Ehi, quella è la mia moto! Io so come possiamo raggiungerlo. Segui quella moto, Milady! Semafori impazziti ovunque! Devo trovare subito il sabota semafori! Fermati, Terry! Prima di intervenire, un gatto poliziotto deve capire dov'è il colpevole. Ricevuto, Cop! Ho trovato il colpevole! Ecco lassù il sabota semafori, ha tra le zampe degli oggetti dai colori molto sospetti! Ma è soltanto Cosmo, e quelli sono palloncini! Ma sono uno rosso, uno giallo e uno verde! Molto sospetto, potrebbe essere lui il sabota semafori! Aspetta, questa è la mia moto! Sono io che devo guidare! Amici, ora sarà Cosmo ad aver bisogno di aiuto. Blister, Scamp, ora tocca a voi due. Questo gancio gli impedirà di ripartire? Puoi ripartire adesso. Wow, che super colpo di scena! Speedy Cheese non è affatto un topo, ma un gatto! Lampo, hai qualcosa da dire al riguardo? Beh, vorrei chiedere scusa al pubblico, ma più a voi, topini. Perché Speedy Cheese in realtà non esiste. Ma allora, se Speedy Cheese in realtà non esiste... Chi vincerà la gara di oggi? Io, ovviamente! Guardate là in fondo! Un super, super colpo di scena! Ehi, arriva qualcuno! Un topo coraggioso ha deciso di gareggiare, ma io non conosco la sua identità, cioè nessuno sa chi sia! Noi lo sappiamo chi è! Zap Zap! Il nostro papà! Gareggerò per i miei tre topini! Ed ecco in grande rimonta Tap Tap! È piccolissimo, ma super veloce! Blister, Scamp, fermatelo subito! Trappole per topi, devo essere coraggioso! Proprio come Speedy Cheese! Attenzione! Boss vola completamente fuori dalla pista! E Top Top taglia la linea del traguardo per primo! Wow, che gara amicevigliosa, cari amici amici! O è meglio dire, topovigliosa! Capite che intendo? Sì! Evviva! Papà è il nostro supercampione! Hai stravinto la gara delle moto! Ma papà, è proprio vero che Speedy Cheese non esiste? Sì, è vero.
Non sono mai stato bravo con le moto, così ho inventato Speedy Cheese e le sue imprese. Un eroe come modello da seguire nello sport e nella vita. Solo grazie agli amici Buffy Cats ho trovato il coraggio di scendere in pista e di dirvi finalmente tutta la verità. Tu sei il nostro campione, papà! Cari amici topolini e amici mici, il vincitore è... Tap Tap! Il nostro grande papà! Milady, Pelù, state in guardia! Inizia la battaglia dei cuscini! Noi non temiamo le tue cuscinate, Lampo! Ben detto, Milady! Ora fate largo a... Polpetta Volante! Micetti! È ora di dormire! Niente battaglia di cuscini! Stavamo giocando, Isotta, perché noi non abbiamo sonno! Sapete, Micetti, ho un'idea per divertirci e rilassarci! Conosco un bel gioco senza cuscini, si chiama Favola della Buonanotte! Che ne dite del gatto con gli stivali? Sì! Bene! Allora, c'era una volta, nel gattastico regno di Gattabà... Sveglia, Gus! Oggi nel regno di Gattabà è una giornata gattastica! Buongiorno, Lampo, mio fedele gatto con gli stivali! Buongiorno, miei amici uccellini! Visto, lo sapevo, nessuno mi sta vicino per via della mia puzza! Io che ho sempre sognato una vita di avventure! Io che ho sempre desiderato di essere un eroe amato da tutti! Oh, stai tranquillo, Gus! Da oggi sarai un grande eroe, perché... Io ti nomino Cavaliere di Gattabà! Wow! Gattastico! E come ogni cavaliere... Anche tu meriti di avere un cavallo! Gus, salta su! Andiamo alla città di Gattabà e ti prometto che prima del tramonto avrò fatto di te un gatto eroe con tanti amici mici! Oh, ce la farà, Gus, a diventare un gatto eroe con tanti amici mici! E chi lo sa, Pelù? Scopriamolo insieme! E fu così che dopo un lungo viaggio il gatto con gli stivali e Gus arrivarono a... Gattabà! Eccoci arrivati, Gus! Tu aspettami qui, io vado in città ad annunciare il tuo arrivo, cavaliere di Gattabà! Ehi, ho sentito bene? Ai miei amici mici serve una zampa? Ciao, Sushi! Com'è andata la vacanza in Giappone? È stata bella e molto movimentata, ma vedo che anche voi vi siete dati da fare! Tranquilli, io ho proprio quello che fa per voi! Vi presento Technobin, un robot tecnologico per le pulizie! Ma è fantastico! Technobin è totalmente autonomo. Potete lasciarlo andare in giro e quando ha finito di pulire si spegne da solo. Technobin è speciale. Aspira lo sporco e lo trasforma in gradevole profumo. Hai ragione, che buon odore di cioccolato. Con Technobin vi divertirete. Più tardi tornerò a riprenderlo. Grazie mille, Sushi. Beh, mentre lui pensa a pulire la cucina, noi che cosa facciamo? La raccolta differenziata. Questi dove devo buttarli? La carta nel cestino della carta e la plastica in quella della plastica. Fai come me. Ho capito, la carta va qui e la plastica va qui. Sembra il cappello di Strano Gatto! Buongiorno a tutti voi, cari Buffy Cats! Ciao, Strano Gatto! Ma se tu ora sei qui... Sì! Uno di voi ha fatto qualcosa al contrario! Completamente al contrario! Non sono stato io! L'unica cosa che ho fatto è gettare la carta qui e dopo la plastica qui! È una classica azione! Completamente al contrario, Polpetta! Polpetta, hai gettato la carta nel cestino della plastica e la plastica in quello della carta! Sta tranquillo! Possiamo rimediare, Buffy? Che ne dite di un giretto nel mondo al contrario? Che ve ne pare, amici mici? Vi andrebbe di seguire Strano Gatto mentre Technobin pulisce la cucina? Sì!
Gattastico! Allora mettetevi comodi. Dopo la mia ninna nanna sarete pronti per accompagnarmi nel mondo al contrario. La mia dolce ninna nanna accanto a voi. Occhi chiusi, amici amici miei. Vi porto con me, non lontano ma. Che strano posto suona. Vedrete tutto e sotto sopra. Ma chissà, forse poi vi piacerà. Più che un gioco è un'avventura. Nel mondo al contrario con me. Iscriviti al canale!